Io vorrei piuttosto parlare di futuro, perché penso che un compito importante della politica sia quello, in un periodo così buio come il nostro, di dare speranza, passione e futuro a tutte le cittadine e cittadini di Como, in primis ai giovani. Penso che questo progetto della prossima Como abbia già nel nome tante delle cose che sono nei nostri comuni principi e abbia già nel nome quelli che sono i nostri intenti, perché come vedete nel nostro invito alla giornata di sabato che vorremmo fosse partecipata importante, sono delineati, anche se solo per titoli, i temi di cui vogliamo occuparci, ma è già delineato il metodo con cui vogliamo farlo, perché abbiamo scelto la parola prossima sia per prossimità, sia perché ci fa pensare al futuro prossimo, sia perché vorremmo che, come ha già detto Marco, che all'individualismo che ha caratterizzato la stagione politica che noi riteniamo di lasciarci alle spalle, vorremmo rispondere con la prossimità e quindi un atteggiamento di, collettivo, la costruzione insieme del lavoro e degli impegni e le scelte che andremo a fare insieme. E, ovviamente queste scelte dobbiamo renderle utili e praticabili e quindi non vogliamo che il nostro rimanga un'utopia, vogliamo che alle nostre utopie, che pure sono importanti perché ci aiutano a camminare verso l'orizzonte comune, che queste utopie possano diventare concrete come ci ha insegnato il mio caro amico Alex Langer. E quindi l'idea è quella di costruirla insieme e qui vengo per un attimo soltanto a quella che è stata l'esperienza in Consiglio Comunale, perché naturalmente immagino che ci siano delle curiosità e che ce ne chiederete conto. Noi siamo stati in questa maggioranza in modo molto leale, non siamo mai stati, e ci siamo praticamente ancora adesso fino alla fine in modo molto leale, ma non ci siamo mai stati con un atteggiamento di fedeltà. Ci siamo sempre stati con le nostre idee, con la nostra criticità e anche col nostro senso di libertà profonda. Infatti, come chi ha seguito i lavori del Consiglio già sa, abbiamo anche in occasioni molto importanti votato in maniera diversa dalla maggioranza. Perché sostanzialmente il nostro scopo e la nostra, il nostro motivo di stare in Consiglio Comunale è quello di dare rappresentanza a un'area che è l'area che ha già descritto Marco Lorenzini e che non mi ripeto ancora una volta, altrimenti questa rappresentanza non l'avrebbe. Cosa non ha, evidentemente tante cose hanno funzionato, tante cose non hanno funzionato. Quello che principalmente ci ha visti distanti è proprio il metodo con cui questa maggioranza ha lavorato, che è stato a nostro avviso un metodo poco inclusivo delle differenze. Invece sono proprio le differenze e i conflitti anche all'interno di un gruppo a essere veramente il sale della democrazia. Queste differenze noi stiamo cercando di rappresentarle anche graficamente con questo spettro di colori che voi trovate sulla nostra, sul nostro invito. È evidente che questo spettro di colori rappresenta
i colori della sinistra, che in questo spettro di colori ci sono comunque tante differenze. La capacità politica di chi vuole fare un pezzo di strada insieme sia quello di tenerne conto di queste differenze, di valorizzarle e di non scegliere di fare semplicemente delle sintesi che vengono fatte a maggioranza. Noi in questa maggioranza ci siamo sentiti un po' la minoranza della maggioranza e abbiamo cercato pervicacemente di portare avanti le nostre idee, di argomentarle, come ho già detto, in maniera assolutamente trasparente e leale, e evidentemente non sempre ci siamo riusciti, perché non su tutto siamo riusciti a determinare degli spostamenti. Quando siamo riusciti a determinare qualche spostamento, evidentemente ci siamo trovati d'accordo. Quando non siamo riusciti, nonostante il tenace lavoro di convinzione che abbiamo faticosamente portato avanti, siamo stati evidentemente costretti a votare diversamente. Questa cosa non riguarda soltanto la maggioranza in comune a Como, ma riguarda moltissimo i rapporti che abbiamo avuto con i nostri compagni di strada, con i nostri compagni di strada che sono stati compagni di strada fin dalla precedente campagna elettorale e con cui abbiamo ritenuto di poter fare dei pezzi di strada insieme, portando ciascuno la propria differenza e quindi il proprio valore aggiunto. Non sempre è stato così, perché nella logica puramente elettorale, raccolti i voti, evidentemente si decide qual è la maggioranza e anche all'interno della maggioranza prevale un ragionamento di tipo maggioritario. Questa stagione comunque è finita e lo hanno deciso i cittadini il 4 dicembre, perché il momento in cui noi siamo stati all'interno delle primarie nel 2012 è un momento completamente diverso da questo. Era il momento delle giunte a ragioni, era il momento del tenerle insieme queste differenze. Così non è più, e questa logica bipolare è una logica che è stata bocciata. Ovviamente io non voglio attribuire soltanto a noi di sinistra l'esito di quel referendum del 4 dicembre, perché soprattutto in regioni come queste è evidente che il voto non è stato soltanto quello nostro, però il nostro popolo, che è un popolo che non sempre si sente rappresentato e spesso, come diceva Gianmarco, decide addirittura di non votare se non si sente rappresentato, questa volta è andato al referendum a votare e ha detto molto chiaramente che quella logica di bipolarismo e di democrazia governata in questo modo non è più una logica attuale. Ma lo vediamo anche nel resto del mondo, perché lo vediamo nei nostri in casa, dove in Francia, come sapete, i socialisti hanno scelto Hamon, come in Gran Bretagna, dove hanno scelto Corbyn, come perfino negli Stati Uniti, dove di fronte alla radicalità delle destre sarebbe stato indispensabile e necessario una radicalità anche da parte dei democratici. Tant'è vero che i giovani si sono riconosciuti in Sanders e non si sono riconosciuti in Hillary Clinton. Quindi questo fenomeno che sta succedendo non è un fenomeno né locale né un fenomeno soltanto nazionale, ma è un fenomeno che riguarda il mondo intero. E qui voi direte: ma qui si parla di Como, i territori sono i luoghi dove queste contraddizioni diventano concrete e materiali e agiscono sulla vita delle persone. Se qualche domanda.